Ciao tubicine, sono sempre io, nuova di capelli, li ho un pochino scuriti come avevo detto su Facebook, qua non riesco comunque ad aggiornarvi tutti i giorni, quindi magari le ragazze che mi seguono di là sapevano che sarei andata a fare un pochino il colore un pochino più scuro. Se avete notato, non si muove più, almeno mi sembra, no? E siamo riusciti a trovare, in realtà non era la parte dei volti, ma era anche un'altra cosa che in realtà sforzava una cifra, l'ottica della videocamera per far sì che mi seguisse mentre io mi muovevo. E era quello sostanzialmente che dovevo togliere, associato ovviamente a rilevamento volti. Quindi pare che ce l'abbiamo fatta, cioè almeno vedo che non, cioè almeno sta fermo la parte dietro di me e non si muove più come prima. Allora, come prima cosa, in tantissime mi avete scritto dopo il video faccio una breve premessa prima di iniziare questo video di parlarvi del prodotto, del titolo. Intanto mi avete scritto dopo il video dove mi strucco. Allora, due cose. Lo struccante io l'ho preso da poco, cioè lo uso comunque da almeno da 15 giorni, mi piace molto. Tira via anche il trucco waterproof, anche il trucco molto nero, però per quanto mi riguarda, cioè per come lo uso io, funziona molto bene perché lo uso associato alla spugnetta. La spugnetta non costa 1,95 euro, ma costa 0,95 centesimi, quindi nemmeno 1 euro. E quella che ho io si trova da H&M, che è il negozio che conoscete credo tutte di vestiti e accessori. Ce ne sono anche altre in commercio, quindi se non avete H&M vicino potete acquistarla nei tutto 1 euro nei negozi quelli 99 cent, quei negozi lì, e lì però io le ho sempre trovate magari colorate e un pochino più dure. Una ragazza ha scritto in un commento che il segreto perché la spugnetta sia più morbida è che sia leggermente bucherellata. Quindi quello è segno di morbidezza, cioè di un po' più di morbidezza, e quindi la spugnetta è un pochino meno gommosa. Alcune mi hanno scritto: non ti preferiamo il cotone, non ti tira la pelle o non ti rovina le ciglia o comunque il contorno occhi. Quella lì non è 100% silicone, ma è molto molto morbida, soprattutto nella parte interna. È un pochino più rigida, un pochino più gommosa verso nel bordo. Quindi sinceramente non mi dà nessun tipo di fastidio, anzi anche per la pelle ho visto che pulisce veramente tanto bene. E se dopo io vado a passarci una velina sul viso, la velina è completamente bianca. Quindi queste erano, siccome era un video abbastanza veloce e era un video simpatico, diciamo. O voleva esserlo, ho spiegato un pochino in questo video qua. Ma cosa ne pensate di questi capelli? Non lo so, Fra sul momento era un po' così, però alla fine è un colore semipermanente, mi ha detto la parrucchiera, quindi in realtà con i lavaggi scaricherà. Solo il problema era che mi vedevo veramente tanto bianca, soprattutto nelle foto, e mi piaceva l'effetto un po' più scuro, un po' più chiaro, però sinceramente non ne potevo più e andando verso l'inverno, non lo so, mi dava l'impressione che con il colorito facesse un po' a pugni, quindi non so, boh, ditemi la vostra, intanto mi avete sempre scritto, ma perché non ti fai più scura? L'ho fatto tempo fa, come vi avevo già spiegato in un altro video, però sinceramente proprio proprio scura io non mi vedo, cioè vado proprio tipo in depressione perché mi riconosco e quindi no, non fa per me. Però così con un po' di riflessi, adesso ovviamente magari qua non vedrete, cioè non vedete niente. Però se guardate comunque hanno salvato un po' di ciocche di quello chiaro, quindi in movimento sono comunque più chiari, non sono così scuri come li vedete qua. Vabbè, comunque detto questo, sono qua per parlarvi delle macchie solari. Perché? Perché io ne soffro qua e mia mamma a sua volta ne soffre, ne ha una su una guancia, tantissime di voi mi avete scritto dopo che io l'avevo detto in un video, comunque l'avevo detto sul blog. E vi avevo scritto sul blog già un articolo su un rimedio naturale per combattere appunto queste macchie solari, che sono, credo che comunque chi ne soffre le conosca molto bene, sono quelle macchie di pigmentazione più scura che si formano sul viso o in età un pochino più avanti anche sulle mani. Ci sono tantissimi prodotti per le mani e
ho deciso di mettermi alla ricerca di un prodotto per il viso dopo che alla conferenza stampa di Pupa ho visto che hanno fatto dei prodotti per la cura delle mani dove c'è anche lo schiarente antimacchie. Allora ho detto ok, basta, sono andata avanti per un mese con il limone. Il limone aveva fatto un ottimo lavoro perché se no non ve l'avrei scritto sull'articolo, però il limone schiarisce tanto ma non le fa sparire completamente. Quindi diciamo che può essere una cosa iniziale che magari vi può aiutare, però nel mio caso non aveva risolto completamente il problema. Nello stesso tempo, avendo avuto il problema delle cistine, microcisti, dei brufoli l'anno scorso o comunque fino all'estate, avevo il problema anche di alcune macchie che avevo in questa zona qua. Quindi insomma mi sono decisa di andare in farmacia dove lavorava una mia amica e chiedere a lei consiglio. Tra tutti i prodotti che aveva, lei mi ha consigliato, soprattutto per il tipo comunque di pelle giovane che ho, quindi non avendo altri tipi di problemi, vabbè, a parte la pelle comunque tendenzialmente impura o che tende al lucido, mi ha consigliato questo prodotto. Quindi io che cosa ho fatto? Io avevo una macchia qua molto molto accentuata, soprattutto. Vabbè, poi ovviamente si vanno a schiarire durante l'inverno, però non vanno mai via del tutto. Quindi ho fatto con il limone, come vi avevo spiegato nell'articolo, comunque vi metterò il link anche dell'articolo qui. E usandolo 2 volte al giorno, mantenendo molto molto idratata comunque la zona dove andate a trattare con il limone, perché il limone tende a seccare molto. Avevo ottenuto dei buoni risultati, poi comunque sapete che io amo particolarmente pucigare e quindi tutto quello che è naturale o rimedi fai da te, però non avevo risolto il problema in modo completo. Quindi sono andata e premetto che tantissime creme le potete trovare anche in profumeria, però siccome sono andata una mattina, ero qua in paese e sono andata a piedi, sono andata in farmacia a vedere. Il prodotto è questo qui. Ed è un prodotto di Ducray e il nome è esattamente questo qua. Ora non trovo più la confezione, avevo tenuto anche quella per farvela vedere. Comunque si chiama Melascreen Eclat, ha all'interno la vitamina C LP e la niacinamide. Come si dice in italiano? Clarify, schiarisce? Sì, e unifica la tinta del vostro viso. Quindi io inizialmente l'ho acquistato per utilizzarlo qua e i primi giorni l'ho utilizzato qua. Vi crea una specie di patina, come, che però è trasparente e non viene via, sulla zona dove lo date. Quindi io non lo utilizzo durante il giorno, anche se qua c'è scritto utilizzare mattino e sera. Su viso e collo, perché comunque c'è chi ha le macchie anche sul collo. Quindi io lo utilizzo, diciamo, in questa zona qua durante la notte. Poi quadro il mio contorno occhi e altre cose. Comunque io lo utilizzo in questa zona qui perché è qua che comunque ho i principali problemi. Però vi devo dire che nelle ultime sere, per la paura che poi mi si facessero delle differenze, delle discromie ulteriori, lo do su tutto il viso. Lo do solo una volta al giorno, quindi alla sera prima di dormire. E si chiama appunto Melascreen perché queste qua, come sapete, sono delle macchie di melanina o melatonina? Melatonina è quella che si prende per dormire, giusto? Sì, dai, vabbè. mi vengono sempre i dubbi. Comunque, melanina, melatonina, melanina. E niente, non è comedogeno, quindi è un altro punto a suo favore per quanto mi riguarda, perché comunque io avendo avuto problemi, comunque ho la pelle ancora, non è che la mia pelle è secca, quindi usare un prodotto troppo grasso non andava bene. L'applicatore è questo qui e vedete è molto 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 liquido, quindi è anche molto facile da dare, non è una pasta di quelle pesissime da dare sul viso e non l'ho sentita assolutamente, e alla mattina non mi sveglio assolutamente con il viso unto. Il prezzo credo che sia, ora non me lo ricordo, vediamo se era, no, non mi ricordo, come saprete io non mi,
Comunque avevo preso questo e altre cose, secondo me questo qua costa tipo sui 18 euro e ci sono 40 ml di prodotto, però considerate che se non avete intenzione di utilizzarlo sulla maggior parte del viso, cioè a me penso che durerà per l'uso che ne devo fare, poi credo che l'anno prossimo ne acquisterò uno nuovo nel caso in cui mi dovessero riuscire le macchie. Ha oltretutto il fattore di protezione 15, quindi nel momento in cui magari lo applicate come crema giorno e ve ne andate fuori e c'è il sole, visto che ultimamente il sole ancora c'è e non ci sta abbandonando, comunque ha un fattore di protezione, proprio anche si vede per andare a combattere il fatto della creazione di nuove macchie cutanee. Quindi niente, siccome in tantissime che avete visto che io avevo questo problema, ve ne avevo parlato, mi avete chiesto ma tu come hai risolto? Io ho aspettato un po' per vedere inizialmente come si risolveva magari la situazione da sola e utilizzando un metodo naturale, però successivamente ho deciso comunque di fare qualcosa. So che ci sono addirittura, ho visto in giro dei trattamenti all'acido. Però ragazze, cioè, soprattutto se siete giovani, evitate quelle cose, cioè non vi fate infinocchiare, sì, io dico, cioè, da queste cose, perché secondo me per la pelle, cioè, andate veramente a distruggervela, a rovinarvela per niente, perché potete risolvere benissimo con una normale crema che comunque al suo interno, per quanto io abbia utilizzato i prodotti della Ducrei, non mi hanno mai dato problemi, addirittura nel periodo in cui avevo avuto una specie di dermatite sul corpo mi hanno risolto il problema. Quindi mi fido anche della marca e non ho nessun, cioè, magari sì, anche qua avranno dei componenti chimici per schiarire, però sicuramente non sono con acidi o cose particolari, perché comunque non brucia assolutamente la pelle e io non ho visto fastidi, anzi. La pelle comunque è idratata, quindi non mi ha dato nessun cambio drastico. Un'altra cosa che vi volevo dire di un'altra tipologia simile di crema, mi sembra di averla vista della Clinique, quindi in questo caso venduta in farmacia. Però non so dirvi il prezzo e non so dirvi. Magari se sotto questo video alcune di voi hanno provato altri tipi di prodotti e vogliono dire la loro, magari voi vi siete trovati meglio con altri tipi di prodotti, scrivete qua sotto. Ovviamente io sapete che amo molto i prodotti facilmente reperibili e so che c'era un prodotto che è l'elicina, mi sembra, che però costa sui 45 euro e qua io avevo controllato, la potrei acquistare solo da internet, quindi ho deciso di andare su altro e ho trovato questa qua. Vi faccio rivedere il nome se alcune di voi sono interessate e se altre ragazze o alcune di voi hanno provato altri prodotti e li hanno trovati validi, se magari scrivete qua sotto il video un commento o se volete fare anche un video risposta, magari i consigli possono essere utili sia a me che alle altre ragazze che magari hanno questo tipo di problema e guarderanno questo video. E se vedete che qua non aggiorno giornalmente, non riesco a caricare video tutti i giorni, andate a vedere sul blog robiberta.com perché là tutti i giorni scrivo un articolo nuovo anche con altre tematiche che non siano comunque sul trucco o sul make-up. Ci vediamo nel prossimo video, un bacio, ciao!